Bisogna avere rispetto per queste gente. E non c'è rispetto da queste idee. E sono solo pronti a fare le cene, le conviviali, quando è ora di andare a votare, a cercare il voto. E questo è un'indecenza. Non aveva risparmiato critica ai politici regionali il dottor Maglio Perboni, medico chirurgo specialista in ortopedia, medicina dello sport e fisioterapia, noto e stimato nella città di Fano. Il dottore, che da mesi assiste la moglie malata di Alzheimer, aveva lanciato un appello su Fano TV per far riaprire il centro Margherita, chiuso da marzo a causa della pandemia. Dopo il servizio andato in onda lunedì scorso nel telegiornale Occhio alla Notizia, il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha deciso di scrivere una lettera al presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ai politici regionali e provinciali. Le parole che abbiamo ascoltato del dottor Perboni fanno comprendere la situazione che vivono i familiari, coloro che hanno una situazione che ha colpito un proprio caro dalla malattia dell'Alzheimer. È vero, la pandemia ci ha messo tutti in grosse difficoltà, ma non deve diventare una scusa per non intervenire, per non assumersi delle responsabilità. Lo abbiamo visto anche noi sindaci nelle tante situazioni, ci siamo assunti le responsabilità, abbiamo cercato delle soluzioni per andare incontro, per trovare delle risposte alle difficoltà. Non possiamo perdere altro tempo, ha proseguito il primo cittadino, che chiede se sarà necessario sia di modificare la convenzione tra Regione e Cooperativa Labirinto che gestisce il centro, sia di trovare le risorse per far fronte ai costi. Infatti, a causa delle norme anti-Covid, il centro è tenuto a diminuire il numero delle persone che frequentano la struttura e al contempo è obbligato a sanificare gli ambienti e ad assumere più operatori, con la conseguenza di dover aumentare in maniera sostanziosa l'importo delle Ora, a viva voce, con questa lettera ho voluto coinvolgere tutti i consiglieri regionali, ho scritto direttamente al Presidente perché dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo tutti assumerci la responsabilità di trovare una risposta. E la risposta è semplicissima, o si rimette mano ai protocolli per consentire maggior facilità nella gestione di questi centri, o si mettono ulteriori risorse per aiutare chi gestisce queste strutture. La struttura per il sindaco deve riaprire il prima possibile. Chi amministra, ha detto, sa che le persone più fragili devono essere aiutate. Per questo motivo Seri ha l'intenzione di convocare i consiglieri regionali. Vuole essere un richiamo forte, vuole essere anche come sindaco, essere vicino ai familiari che stanno vivendo in questo momento